We, the people, declare today that the most evident of truths, that all of us are created equal, is the star that guides us still, just as it guided our forebears through Seneca Falls and Selma and Stonewall. It is now our generation's task to carry on what those pioneers began. For our journey is not complete until our wives, our mothers, and daughters can earn a living equal to their efforts. Our journey is not complete until our gay brothers and sisters are treated like anyone else under the law. For if we are truly created equal, then surely the love we commit to one another must be equal as well. Our journey is not complete until we find a better way to welcome the striving, hopeful immigrants who still see America as a land of opportunity. Until bright young students and engineers are enlisted in our workforce rather than expelled from our country. Our journey is not complete until all our children, from the streets of Detroit to the hills of Appalachia to the quiet lanes of Newtown, know that they are cared for and cherished and always safe from harm. That is our generation's task, to make these words, these rights, these values of life and liberty and the pursuit of happiness real for every American. Non potevamo che cominciare così, con Barack Obama che nella terra della libera iniziativa e del successo declina una parola e un valore, come diceva Gianni, antico, uguaglianza, e a declinare con la modernità questa parola importante, noi chiamiamo una di quelle italiane che in America e non solo in America ci invidiano, chiamiamo Nadia Urbinati, e la chiamiamo lei che ha spiegato tante volte come le troppe disuguaglianze siano oggi, non nel mondo di 50 anni fa, un rischio gravissimo per la democrazia. La chiamiamo e le chiediamo di ricordarcelo, perché anche in questa campagna elettorale sarà un motivo centrale di confronto, un modo per aprire noi gli occhi e per aprire gli occhi di chi ci ascolta. Allora, Nadia Urbinati. Sì, mi sento molto emozionata e farò come se non lo fossi. Eguaglianza vuol dire trattarci tutti noi come se fossimo uguali, perché sappiamo che non lo siamo. Non lo siamo nel genere, nelle ideologie, nelle possibilità economiche, nella cultura, nella razza, nella lingua, nella statura, nel peso, nell'età. Noi non siamo uguali, ma abbiamo bisogno di trattarci come se fossimo uguali, proprio perché siamo persone con dignità, ciascuno con una dignità uguale a quella degli altri, proprio perché non siamo uguali. Quindi l'uguaglianza è il grande assente del linguaggio politico contemporaneo, nonostante la nostra età sia l'età dell'egemonia democratica e la democrazia sia proprio quel regime, quel sistema di vita sociale e politico che fa dell'uguaglianza il suo fondamento e insieme la sua aspirazione. La rinascita democratica dopo la Seconda Guerra Mondiale, ricordiamolo, è stata fatta all'insegna della libertà individuale, proprio perché, e per l'ovvia ragione, che nasceva contro gli stati totalitari che avevano negato la libertà individuale. La Guerra Fredda ha confermato questa identificazione di democrazia e libertà, facendo mettere in secondo piano, invece, la cultura dell'uguaglianza. Eppure la cultura dei diritti individuali non può essere teorizzata se non è anche cultura delle uguali libertà. E noi oggi scontiamo quindi le insufficienze di una lettura che tende a discriminare, a separare, a divorziare libertà e uguaglianza.
Ce lo ha ricordato Norberto Bobbio nel 1954, proprio a commento del famosissimo saggio di Marshall sulle classi sociali e la democrazia, ovvero una libertà che non sia incardinata nell'uguaglianza politica e nell'impegno del potere pubblico di favorire le condizioni di una vita dignitosa è destinata a restringere il valore della cittadinanza democratica. Questo è ciò a cui stiamo assistendo in questi giorni. Una società democratica non può assistere passiva all'impoverimento del proprio valore che l'insensibilità per l'uguaglianza comporta e reagire contro questo fatalismo antieugualitario è oltre che legittimo doveroso, poiché l'eguaglianza è, diceva Tocqueville, una passione certo terribile se non viene moderata, ma anche orgogliosa, che ci rende orgogliosi. È un tonico, una fonte di energia sociale, di fiducia nel futuro, di cui c'è più che mai bisogno oggi per reagire a questa attitudine depressiva nella quale ci ha gettato questa filosofia dell'austerità e della rinuncia fine a se stessa. Noi non sappiamo perché siamo tutti i giorni, ci viene richiesto di rinunciare, di sacrificare, non ci viene detto perché. Non è sufficiente lo spread, non è una ragione. Nel suo epico discorso di insediamento che abbiamo appena visto, Barack Obama ha ricordato i suoi concittadini a tutto il mondo questo, con le parole della Dichiarazione dell'Indipendenza americana: noi riteniamo che sono per se stessi evidenti queste verità, che tutti gli uomini sono creati uguali e che essi sono dal Creatore dotati di certi inalienabili diritti e che tra questi diritti sono la vita, la libertà e il perseguimento della felicità. A scrivere queste rivoluzionarie parole era stato Thomas Jefferson, un illuminista che credeva, come i suoi amici italiani, Filangieri, Beccaria, Verri, che la legge dovesse occuparsi non ad opprimere e dominare, ma a creare le condizioni di benessere dei cittadini. E quindi uso, insieme a libertà, una parola dimenticata che si chiama felicità. Felicità pubblica era un ideale importante sul quale è nata la democrazia dal Settecento in poi. E oggi i profeti della finanza globale si fanno invece promulgatori del Vangelo del doppio binario: austerità e sofferenza per i molti, felicità privata per i pochi. Il governo democratico, secondo questa nostra filosofia illuministica alla quale personalmente mi ispiro, dovrebbe creare le condizioni grazie alle quali per le persone possono prima di tutto conoscere le loro potenzialità, e a questo serve un sistema educativo di valore e aperto a tutti. E poi contare su leggi giuste, lungimiranti e istituzioni trasparenti e funzionali per poter progettare la loro vita secondo il loro discernimento e la loro scelta. Insomma, vivere, e vivere con soddisfazione per quanto possibile e non nella sofferenza, nell'umiliazione e nella miseria. Questo è un bene per il singolo e per la società. Sia chiaro, il governo non dispensa la felicità, non ci dice come dobbiamo vivere, amare o se e chi amare, né ci dà la ricetta per la felicità, però ci dà le condizioni grazie alle quali noi possiamo, come persone, affermare noi stessi, conoscere chi siamo e contribuire al nostro bene e al bene della società e di chi ci sta intorno. E dico questo perché oggi sta apparendo, emerge con sempre più insistenza, invece un'altra visione, una visione che ricerca, al contrario, cerca di convincerci, di persuaderci che invece è necessario che lo Stato si ritiri e che lasci fare alle forti organizzazioni sociali di interessi quello che lo Stato non dovrebbe fare, e che invece le persone, tutti noi, dobbiamo contare su cosa? Sulla fortuna di essere nati nella famiglia giusta, nella regione giusta del mondo, nella classe giusta, fortuna di conoscere le persone giuste. Ecco, la democrazia è nata, fin quanto c'è la memoria nelle nostre conoscenze, proprio per reagire alla fortuna di essere nati per caso lì. La democrazia ha l'orgoglio, la presunzione, la forza di poter creare norme che facciano in modo che noi possiamo costruirci la nostra vita senza dover essere soggetti a questa, diciamo, cieco dominio della fortuna.
Ed è questo importante soprattutto oggi. Quindi la democrazia è una parola che è stata per secoli vituperata proprio perché si ostinava di dare potere di decidere e visibilità a tutti, indipendentemente dalla loro condizione sociale. Ed è stata nobilitata dalla rivoluzione del Settecento, che, ricordiamo ancora quella americana, è stato un atto di indipendenza non semplicemente contro il dominio britannico, ma contro ogni dominio che si sarebbe riaffacciato e che si chiamasse, come oggi si chiama, Wall Street o Standard & Poor's. Da questo si è riaffacciata, da quando si è riaffacciata sulla scena del mondo, la democrazia ha inaugurato una visione positiva, sperimentale della società e delle capacità della politica, un'immaginazione istituzionale straordinaria e una caparbia volontà di non piegare il capo ai dogmi, a nessun dogma, nemmeno a quello che ci viene insegnato nelle business school come algoritmo che comanda la dismissione delle politiche sociali senza tuttavia sollevare gli stati dai debiti. Ha inaugurato la democrazia invece una visione evolutiva delle conquiste sociali e politiche, al centro delle quali c'è la persona come valore attivo, agente di scelte, ma anche individuo dotato di sensazioni e sentimenti, che valuta la propria vita all'interno delle relazioni con gli altri, che respinge la sofferenza e cerca il benessere. Non abuso del vostro tempo e chiudo ricordando che a questa insegnamento noi dobbiamo quello che siamo oggi. Politiche di redistribuzione e politiche di riconoscimento sono quindi tra loro intrecciati, perché ogni volta che questi due valori si separano, noi viviamo in una condizione di sofferenza, o perché siamo misconosciuti e oggetto di discriminazione, o perché siamo penalizzati nella possibilità di progettare il nostro futuro. Nel 1789, rispondendo all'argomento dei proprietari di schiavi, secondo cui non aveva senso liberarli perché erano pienamente soddisfatti della vita che conducevano, poiché ciò che volevano era in fondo la sicurezza del pane e un tetto sulla testa, Condorcet rispose: qui non si tratta di sapere se gli schiavi sono felici, non è questo il problema, ma si tratta di sapere se godono dei diritti di cui tutti gli esseri umani devono godere. Con un'impostazione che vorremmo chiamare procedurale, uno dei padri della democrazia moderna ci insegnava che il compito nostro è di cercare le condizioni in cui ogni individuo possa cercare, creare al meglio la propria vita e cercare la propria strada verso la felicità, sviluppando i propri talenti e le proprie capacità. Lo hanno scritto i nostri padri fondatori nell'articolo 3, che lo ripeto: è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. E chiudo con l'articolo 4, non troppo poco ricordato. La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendono effettivo questo diritto. Grazie e buona fortuna.